Salve, artisti in vetrina, un altro nuovo appuntamento, un saluto in particolare da Mauro, Mauro Colaiacomo della redazione di Arte e Poesia di Roma, la redazione della casa editrice Pagine, con un, un altro importante momento dedicato ad artisti in vetrina, e eh, ai 15 autori selezionati per questo incontro di oggi in cui avremo il piacere e la gioia immensa di essere accompagnati da Plinio Perilli all'interno di un percorso eh, guidato in qualche modo eh, attraverso le opere d'arte dei nostri 15 autori selezionati per, questo, per questa puntata. Una puntata interessante, come sempre, resa interessantissima innanzitutto dalla vostra presenza. Di voi, piccoli e grandi collezionisti legati all'arte, amanti del bello, piccoli investitori che eh, hanno, scelgono di seguirci proprio con l'intento di individuare attraverso la carrellata di eh, autori, di lavori che anche oggi avremo modo di scoprire insieme: individuare, dicevo, eh, quell'autore o quell'opera che in qualche modo ci incuriosisce, ci ispira. Eh, ci, ci rende curiosi di così, voler incontrare l'autore anche attraverso eh, le proprie opere, magari poste in, un, in uno dei propri ambienti, che sia uno studio, una casa, un, un ufficio, perché no? Sostituendo magari le stampe anonime di ben altri eh, così, eh, diciamo anche catene di vendita che propongono stampe tutte uguali in tutto il mondo, dalla Svezia in poi. In realtà il nostro obiettivo è proprio questo, dare, ridare, rimettere in mano all'artista italiano la possibilità di far trovare, come diceva una, una ragazza molto intraprendente, anche sotto il profilo così della, della comunicazione, in quanto eh, oltre ad essere artista diceva beh... Anche, anche questo quadro, anche questo lavoro che ho realizzato la scorsa settimana ha trovato una sua casa, una sua parete, una sua famiglia dove quest'opera appunto verrà amata e apprezzata. Ecco, questo è quello che noi vorremmo accadesse eh, per, per i nostri autori selezionati, che venissero contattati, venissero così, eh, coinvolti magari in un in una commissione di un proprio, di un proprio lavoro, magari pensato e immaginato per, per i vostri stessi spazi. Questo, questi lavori sono quindi a vostra disposizione, così come a vostra disposizione il sito dei nostri autori, un sito eh, dedicato esattamente a loro, con le tre opere che oggi vedremo, ma anche altri tre lavori che eh, mettiamo in luce di ciascuno dei nostri, dei nostri pittori. Proprio con, con un sito dedicato esclusivamente all'arte di ciascuno. Quindi quando avrete voglia di curiosare, di andare a vedere cosa, cosa ci saprà dire attraverso le sue opere, magari anche attraverso la sua biografia, il singolo autore, sentitevi liberi di farlo. Adesso lasciamo però eh, Plinio, Plinio, Perilli, lasciamo a lui la parola, per eh, così eh, rivedere, mh, vedere con occhi nuovi, con occhi diversi, con esperienze complesse. Consapevolezze anche diverse, quelli che sono i, no i lavori dei nostri autori. Per cui io lascerei adesso la parola a Plinio, a Plinio Perilli, ricordandovi che Pagine, eh, la casa editrice Pagine è comunque sempre disponibile per farsi da tramite fra arte e collezionisti, arte e committenti, artisti e mondo della comunicazione in generale e soprattutto eh, è sempre a vostra disposizione anche per altri aspetti legati al bello, quindi alla poesia, la nostra rivista Poeti e Poesia, la nostra bellissima antologia, mi illumino d'immenso, una raccolta, una collana che dà voce alla poesia inespressa in Italia oggi. Vi lascio quindi alle parole di Plinio Perilli e vi auguro una buona visione. A dopo. Belli i colori di Lucia Macolino, eh, questi incantamenti, questo dualismo anche tra tristezza e allegria e soprattutto questo primordiale, questa donna che, che, che accarezza il suo stesso feto, il cui cuore è talmente grande che le esce, le esce fuori. E lei è bella ma dietro le sue, la, sua, la sua schiena le sue scapole diventano delle ali. Priscilla Maiello vuole trasformare eh, in un certo senso gli oggetti in soggetti. Secondo l'ottica... Della, della pop parte eh, Andy Warhol e, e compagni. E ecco quindi la serie della Coca-Cola, dove dietro ogni bottiglia c'è una storia: eh, può essere la bottiglia di vetro, può essere la, la, invece la, la lattina schiacciata, può essere una, una, una lattina della Pepsi che fa finta di essere Coca-Cola. Gabriele Manfredini è, è giunto all'arte da solo, da, da autodidatta, dalla vita e all'inizio era anche molto schifo, non voleva far vedere le sue opere. Adesso giustamente ce le mostra e fa bene perché sono molto belle, con materiali altri, materiali desueti, plastica fusa, ferro, eh, catrame, rame. Sono i nuovi materiali dell'arte, lui eh, ordisce eh, delle installazioni con queste, eh, queste eh, 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 dirompenze. e la cosa più bella è, è forse proprio la faccia di tolla, che vuol dire poi faccia di bronzo, e diventa un personaggetto, ma l'ha creato così, l'ha creato con, con, con dei fili di ferro, con, con, del, con della sabbia e, e rimane memorabile. Jessica Oddis eh, è una donna... Eh, Forte e dolce, forse perché abruzzese, quindi forte e gentile. La gentilezza è, e la dolcezza è nella sua maternità, nella, nella Madonna, nella sua natività. La forza è nel gioco della fantasia, nell'empito stesso della, della voglia di, di, di universo e insieme di individualità. Questi alberi che vanno verso il cielo hanno radici, radici profonde. Juan Salazar Orsi è peruviano o meglio, pittore amazzonico, italo-peruviano, così ama, ama definirsi. Ed è incantevole, sono incantevoli i suoi collage, le sue tecniche miste, come ci fa vedere concretamente Astolfo sulla Luna, eh, ma anche il gioco complementare, come prende Italo Galvino, i suoi tarocchi e li scompone, li mette tutti quanti in un quadro, tutte queste avventure. Andrea Achille Ravetti è un artista... Di valore, poi l'arte lui nasce da un grosso travaglio anche personale, che comunque arriva poi all'arte, si purifica nell'arte e si pacifica. E devo dire che maggio in inverno ma anche mostro eh, rimangono memorabili per, la loro, eh, per il, loro, il loro ordito di colori, per la capacità che hanno i colori di, di diventare veramente anche un antidoto contro il grigiume e la banalità della realtà. Slavinka Borislavova eh, Saleva, eh, Sofia Tukur, eh, ormai è, nasce in Bulgaria, i primi anni, della sua vita, la sua prima giovinezza e poi dopo... La sua seconda giovinezza comincia in Italia, prima a Roma e poi a Milano, dove vive adesso. E sta cercando le, le, la, sua, la, la sua tecnica, le sue arti, e, e però ha, ha, ha l'entusiasmo giusto. Molto bello il primo, specialmente quello dell'allinazione parentale, perché è un quadro astratto, simbolico, è un quadro che riesce a, 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 a dipingere il nostro subconscio, ma bello anche il realismo della signora della Fontana e forse le ricorda delle, delle, un altro periodo, un altro secolo, quando bisognava mettere l'acqua nei secchi e portarsela con grande fatica. Gabriele Sanna è molto fascinoso, eh, sassarese, eh, ha studiato, è molto abile eh, nel rendere il suo segno, il segno che lui ha coltivato, una un'entità insieme astratta e concreta di, eh, di cromia, di, di, di fascinazione. Lui li chiama assemblamenti. È, come, è una via di metodo tra l'assembramento e l'assemblaggio, sempre con tecnica mista: smalto, gesso, acri, tempera, acrilica, pennarello. Vengono fuori dei quadri molto belli. Life è il più bello: è questo albero di cui vediamo anche le radici, che diventa un totem, diventa per noi il simbolo di una natura che, che dobbiamo salvare e dobbiamo riconoscere come nostra alma mater. Anna Saveleva eh, mi piace molto, mi piace la sua, eh, il suo incantamento, la sua dolcezza, la sua voglia di fiabba. Fiabba, fiabba, fiabba invernale, perfino l'orso che guarda i fiocchi di neve come se fossero dei fiori dell'universo è una fiabba invernale, ma c'è sempre una fiabba in lei. Può essere il, 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 il fiore di, di Abutilon, no? o può essere anche lo stare nell'autunno. Io credo che lei eh, cerchi di, di salvare eh, ogni istante della realtà affabulandolo. Nicola Sciusciara ha cominciato come maestro d'arte ceramista a Bari, di dove oggi vive a Brescia, lavora a Brescia, ma insomma ha un bel percorso artistico, forse anche esistenziale, mi piacciono i suoi colori, questi colori vivaci, questi colori, e la voglia poi di, 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 di dolcezza, di brindare alla vita, di aspettare sempre una nuova primavera, di non essere troppi pessimisti, di avere in mano sempre i cuori, i cuori propri, i cuori degli altri, e di vedere l'amore anche tra due sorelle con qualche cosa che non, non ci lascia mai. Queste sorelle sono, non lo so, delle, delle divinità, delle entità, sono gemelle, ma, ma, ma rendono gemelli anche noi delle, dei loro occhi aperti, spalancati sul mondo. Giancarlo Spina è un artista. Importante, noto con tantissime mostre al suo attivo, vive a Nizza, che poi è un luogo magico internazionale per definizione. E viene considerato come un figlio spirituale di Dalì, nel senso che di quel surrealismo storico ed esimio viene considerato forse un'erede più dolce, ma questo è un complimento, mi piace la dolcezza, mi piacciono le sue tinte più morbide, mi piace la sua capacità di, di vedere un carnevale a Venezia senza troppi strombazzamenti di, 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 di colori, di suoni, di maschere, mi piace eh, le mademoiselle della croasette, mi piace questa figura di donna gentile, elegantissima, che guarda il mare, ma secondo me anche il mare la sta guardando. Maria Teresa Spinello è, è un'artista gioiosa. Io vedo sempre la gioia in tutti i suoi quadri. Sarà forse la, la sua amata Sicilia, Caltagirone, la sua esperienza, la sua beltà, e questi gatti che guardano il sole, questi, eh, questi incantamenti, perfino anche di una natura morta, e soprattutto questi tucani che diventano una, una foresta, diventano, eh, diventano una specie di, 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 di famiglia di amici. Stamberg è un talento. Strano, eh, eh, reboante, eh, curioso, eh, ironico, fumettistico. Mi piace molto. Lui è di, di Pesce, Pistoia. Eh, prima suonava la chitarra, adesso ha cambiato. È una via di mezzo tra segno istintivo, fumetti underground, sculturini in ferro. La paura è molto bella. Poi ci sono questi quadri che sono come degli appunti per quadri da fare, per, con, 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 delle, con dei motti, con dei mottetti, con degli adagi. Molto bello il eh, Natural Universal Judgment, che è il giudizio universale della natura, dove c'è questo personaggio che la Terra di notte gli appare e, e lo colpevolizza, forse per le colpe non sue, nei confronti del pianeta. E poi vengono fuori questi diavoletti, queste, queste persone, eh, queste, queste entità, che sicuramente sono, entrano nella nostra coscienza. Perché dobbiamo tornare ad essere veramente cittadini del mondo e soprattutto a essere i figli giusti e devoti della madre natura. Alessandra Tedeschi è una fotografa, una fotografa magica, è artista delle sue fotografie. Il muro di Piazza Alto a Bologna, la spiaggia di Pesaro vabbè, insomma, sono filtri fotografici in digitale. Ma bisogna sempre vedere come tu la adoperi una macchina fotografica. Tutti fanno foto oggi, anche troppe, stanno sempre a fare foto e selfie, ma poche sono le foto che restano. Sicuramente questa facciata, un po' scolorita, eh, rosa, rossa, di, 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 di Piazza Dorante a Bologna, questo eh, balconcino tutto fiorito e chiuso, rimarrà nella nostra, tra le nostre immagini. Marco Tersini è un talento di primo ordine. È giovane ha 35 anni, il suo talento lo ha precisato e reinventato nel momento in cui ha capito, una decina di anni fa, che avrebbe amato eh, in, diciamo integrare l'intarsio ligneo con l'olio quindi in qualche modo eh, unire l'intarsio e la pittura d'olio. Lo fa, lo fa benissimo con eh, questi quadri al di là al eh, Santorini, al di là del Pontile, eh, Santorini, specialmente è, è, è il suo capolavoro. Insomma. Pochi sarebbero stati capaci con questi intarsi ligni di legno chiaro a raccontare un'isola così importante come quella di Santorini. Un'isola talmente magica e felice che molte coppie nostrane la usano per il loro viaggio di nozze. Lucia Macolino è giovanissima, poco più di 30 anni. Ed è intrigante il suo modo di mettersi dentro e fuori dai quadri, insomma, ecco, riconosco. Nella bella donna di primordiale, qualche cosa di sé, dei suoi occhi aperti sul mondo. Lei ama cogliere l'essenza delle cose, le cose che la circondano. E a questo unisce poi tecnicamente una bravura, intanto, una passione smisurata per il disegno fin da bambina. E poi, ripeto, quest'idea quest di, di, con i colori, con, con l'arte, di poter dar conto di, 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 del suo modo di, di porsi nel mondo e anche di percepirlo. No? Cominciamo a vedere, entriamo in questi quadri, che sono tra l'altro ehm, quadri molto colorati, quindi molto vivaci: segno eh, che lei ha un carattere, che Lucia Magolino: ha un carattere eh, sfumato, ma anche pieno di forza, di, di, di colori, di, di incanti policromi. Il dualismo è il primo quadro, tra l'altro giocato per una parte col, 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 con i colori, con l'allegria, diciamo così, e per una, una seconda parte invece un'idea un melanconica. Si va quasi sul. sul sul monocromo e tutto quello che prima era fiore, era incanto, era, erano ali, eh, eh, diciamo rapinose, poi è, è tutto sfumato, è tutto bruciato. Eh, quindi è una, sono due metà dell'anima. Eh, Giordano Bruno diceva un famoso motto sul contrasto tra, tra la malinconia e la gioia, diceva intristizia ilaris. In ilaritate tristis, parlava di sé in questo, in questo cioè nella tristezza allegro e nell'allegria triste. Ma chi lo sa se anche Lucia Macolino ha di questi momenti. Comunque il dualismo è questo: il dualismo è questo ed è un quadro bello, ad acrilico, eh, molto bella la parte anche fiorita, in cui addirittura i fiori hanno degli occhi. È bellissima questa partecipazione dolce, carina, quasi da cartone animato, di questi fiori che guardano eh, la protagonista e comunque eh, partecipano pienamente della, della, della scena, sono eh, coprotagonisti, direbbero eh, gli americani a Hollywood, coprotagonisti. Il secondo è il quadro suo, la sua dichiarazione di poetica primordiale eh, ed è un quadro importante anche per quello che ci dice, che ci racconta, intanto c'è questa donna angelicata, non è scesa a miracolo mostrare dallo stil nuovo, però è una donna anche in qualche modo terrena, ma è angelicata, ha, ha, ha un'ala, ha queste ali di, 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 diciamo di celesti, è celestiale, molto bella e, e contiene già tutto, contiene sia il, fuori, quasi si, vedono, si vede la sua, la sua maternità. La sua, la sua placenta è, è, è trasparente, è esterna a, 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 a lei stessa per far vedere il, il feto, il feto che, che nuota in queste acque materne piene anche di fiori, quindi insomma, è, un, è una cosa molto, però anche piene di vene, eh, però le vene sono rosate, insomma c'è un qualche cosa che è insieme angelico e concreto, forse il carattere di Lucia è proprio questo. Poi il gioco del celeste delle ali, il blu, il, il, il bordeaux, insomma, il, il, il viola, il lilla della, scuro della, 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 della veste, eh, l'incarnato, questo gioco anche un po' delle, simpatico delle felidi: gli occhi, gli occhi sempre eh, come dire, spalancati sul mondo. Poi abbiamo invece molto interessante la parte in alto a sinistra, che è la parte un po' più scura la parte un po' più scura e piena di, di blu note di, 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 eh, dello stesso castano dei capelli del, del, del verde e, e poi c'è questo cuore il cuore che le batte ma è, è talmente grosso che esce fuori da, da lei stessa, lei è tutta cuore e il cuore poi che contrasta con, con lo sfondo blu nero, scuro è molto bello, è un quadro che contiene diciamo, la, la favola della vita la gioia della vita ma anche le, 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 il bisogno di, di avere tanto cuore, di metterci tutto il cuore e poi c'è questa gioia. Lei sta accarezzando questo bimbetto, eh, o forse bimbetta, chi lo sa, insomma, è un'espressione più femminile che e, è dolcissimo ed è la sua, il suo ruolo materno e primordiale insieme. E questo è molto bello, veramente molto bello. Andiamo verso il terzo. E che è ancora più incantato. Si chiama Luna, e il titolo è Luna. E la Luna che sta facendo? Chi è? È questo stesso personaggio? Eh, oppure è, è, è sullo sfondo di lei? La Luna è sempre, stato considerato, eh, un, un, sempre stata considerata un'entità femminile, no? Eh, e però, insomma, ecco, eh, questa Luna ha, ha in mano anche il sole. Quindi c'è nello stesso tempo una luna mh, concreta, dietro di sé c'è diciamo, il, 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 il satellite che conosciamo, però c'è anche questa, di, questa divinità, questa, questa, questa incarnazione, e molto bella per come è risolta. Le, le ali sono rosse questa volta, forse perché la luna è bianca, qui sullo sfondo diventa addirittura verde. E, e tra, mh, e tra i, le gambe diciamo, di, questa, di, questa, di questo personaggio, che è già la, già la luna come divinità, addirittura crescono, chi lo sa, eh, sembrano eh, dei coralli, dei, dei, dei rametti rossi, eh, un quadro pieno di fantasia. È chiaro che eh, Lucia eh, gioca di, 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 di un po' di surrealtà, eh, ecco, eh, eh, è una continua fuga da, da una realtà che le piace, e che a volte la costringe a un dualismo tra allegria e tristezza, malinconia anche del futuro. E una voglia invece di vita, di avere cuore, di, 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 di essere felicemente primordiale, di essere matermatuta, di eh, mettere al mondo le sue nuove creature. Priscilla Maiello è una giovane artista, insomma. 89 e bello questo suo ricordare che l'arte italiana insomma è il paese dell'arte per eccellenza e, e però eh, dobbiamo dire che va, tutto questo va, va, va continuato perché noi abbiamo una grande tradizione artistica però devo anche dire che negli ultimi decenni parlo in generale e parlo anche nella scuola cioè la, la storia dell'arte ha fatto fatica ad essere ricollocata come materia di insegnamento la volevano quasi abolire insomma cose allucinanti e quindi dobbiamo essere anche degni delle nostre tradizioni. Nella modernità, come fa Priscilla Maiello? Perché lo fa Priscilla Maiello? Perché Priscilla Maiello è molto innamorata della pop art, che voi sapete è stata una corrente tra fine anni 50 e anni 60 soprattutto, e anche a seguire. Insomma, New York era la capitale della pop art, c'era Andy Warhol con la sua Factory. Eh, ci sono stati tanti artisti adesso che nominarli tutti ci porterebbe, ci porterebbe via troppo tempo, ma è stato anche per l'Europa un punto di riferimento. Infatti, in qualche modo, quando l'arte europea ormai era stanca, si era attestata su un. un, un sì, dopo i, i fasti del, del, del futurismo, della metafisica, del surrealismo che, che sono stati veramente europei. E il futurismo proprio addirittura italiano, ma il surrealismo italo-francese, cioè, spagnolo, insomma, abbiamo avuto decenni importanti. Poi nel dopoguerra l'arte si era un po' persa per strada, ha trovato delle soluzioni, eh, diciamo, astratte, molto importanti. Un astratto cromatico, l'astratto, il materico, via via, eh, beh, cioè abbiamo avuto Burri, lo stesso Fontana, eccetera. Però è chiaro: gli americani hanno avuto Pollock, è chiaro che eh, c'era qualche cosa che andava un po' eh, rinnovata, forse anche nel discorso più generale mass mediatico. Perché è chiaro che c'era un momento in cui l'arte era, era anche il parlare d'arte, il farla nel senso di occupare lo spazio. E New è stato molto bravo a capire questo, a capire che non bastava più fare un quadro. Non gli importava neanche più niente di fare un quadro, pigliava una scatola di brillo di detersivo e, e ci faceva l'opera. Così come poi più avanti eh, Liechtenstein ha preso il fumetto e ci ha fatto un quadro. Il quadro era un fumetto allargato, insomma, col, 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 proprio con, con le battute eh, appunto dei fumetti. Andy Warhol è, è stato maestro in questo, ha lavorato eh, con le bottiglie della Coca-Cola. Questi artisti hanno, hanno, hanno fatto questo, hanno lavorato con la bandiera americana, con le bottiglie della Coca-Cola, con le scatole eh, la, della zuppa, col, col brillo. Eh, con i detersivi. Per loro anche la, gli oggetti del quotidiano erano diventati eh, soggetti d'arte. È un po' eh, l'intento di Priscilla Maiello che dice: Io vorrei far diventare tutti gli oggetti i soggetti dei miei quadri. Non mi interessa un viso, non mi interessa il volto, il destino. Eh, cominciamo con la bottiglia di Coca-Cola. <ride> la bottiglia di Coca-Cola mi viene da, da ridere perché eh, Priscilla ha ragione per tanti anni, è stato il senso stesso della libertà parte il segreto della formula, che non si sapeva se ci avevano messo un po' di coca no, creava eh, in qualche modo eh, era impossibile non continuare a berla, insomma, <ride> creava dipendenza. E però era anche la, la bevanda della, de, di una nuova generazione, di una giovinezza. Non era né la birra né il vino, né peggio superalcolici. Era un qualche cosa che dissetava e però incantava, dava una sua energia. E qui c'è la serie Coca-Cola di Priscilla Maiello. Sono pastelli, pastelli su, su, su foglio, su foglio abbastanza alto, di 200 grammi. E la serie Coca-Cola continua, quindi abbiamo le bottigliette storiche della Coca-Cola, le eh, bottigliette di vetro che ancora rimpiangiamo. E voi sapete che il collegamento tra, tra l'arte e, e, e anche i prodotti di consumo, è un collegamento che è sempre stato abbastanza caro, abbastanza netto, preciso. Tanto per dire, la bottiglietta del Campari Soda fu disegnata da De Pero, che era un secondo futurista, un futurista italiano molto importante. Lui disegnò questa bottiglietta famosa così, che poi sarebbe stata riempita dal Campari Soda color rosso e anche quella ha fatto epoca. Adesso lasciamo il vetro della bottiglia storica della Coca-Cola e andiamo invece alla lattina, perché la serie Coca-Cola continua con una lattina. Ma questa lattina che, che, che la, la, la Priscilla ci, ci, eh, ci dona nel suo secondo, nella sua seconda opera è tutta schiacciata. Questa è la cosa, la cosa più bella. È schiacciata, è usata, è già svuotata, schiacciata forse sul pavimento. Da, 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 da. Camminandoci sopra da un gesto di rabbia, da un gesto di noia, chi lo sa? Ecco, viene, viene, viene da, da pensare a questo: a che cosa c'è dietro un, un quadro, un'immagine, un eh, gli, gli accadimenti che l'hanno de de determinata e destinata. E il terzo in questo senso è forse la sua opera migliore, il suo pastello migliore, perché qui c'è eh, una bottiglietta di Pepsi. Attenzione, la Pepsi era la grande rivale della Coca-Cola che forse non ha mai raggiunto i fasti. Quindi c'era Pepsi Cola e la Coca Cola, e la Pepsi non è la Coca, allora, lei dice lei fa eh, ha una, una specie di, di, di fodera, di piccola foderina della Coca Cola, forse per tenerle eh, più fresche, cioè, eh, e quindi ha messo una bottiglietta, una lattina di Pepsi dentro la la foderina della, della Coca-Cola. È chiaro che il titolo a questo punto è, è la palisssiano, è, 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 è un, un motto, è, è, un, è un proverbio, dice l'abito non fa il monaco. Ecco, io credo che insomma in questo modo di Priscilla Maiello, di essere insieme, ironica, moderna, contemporanea, scanzonata, eccetera, ci sia un, un approccio giusto. E vediamo appunto come continua, vediamo come riesce. E se ha ancora voglia soltanto di trasformare gli oggetti in soggetti, eh, o se invece eh, deciderà prima o dopo di affrontare i soggetti della realtà veri e propri. Però certo che gli oggetti nella società dei consumi sono diventati dei soggetti a, 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 mh, in ogni senso, questo, su questo non c'è dubbio. E quindi questa è l'ironia e, e questa è anche un po' forse velatamente la notazione di costume. Che artista interessante Gabriele Manfredini, un artista che è arrivato all'arte chissà come, dalla vita, eh, da, 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 da un piglio e da un gesto personale, da un bisogno, da un'ironia, anche da una ritrosia. Lui ha detto io per tanti anni non, non volevo condividere quello che facevo, non volevo proprio farne vedere le mie opere, rimanevano un retaggio suo, insomma una specie di... E invece adesso dice, sento il momento, è arrivato il momento di condividere ciò che creo e crea delle cose molto interessanti. Sono dei, 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 dei chiamiamoli qua, insomma, delle opere, neanche tanto piccole, 80x80, 100x100, e, e sono giocate con i materiali. Lui è un autodidatta, è nato in provincia di Milano, Manfredini, e lui lavora con questi materiali, come fa ogni bravo artista consacrato proprio al moderno, anzi alla, alla contemporaneità. Per esempio, questo combattimento sopra il cielo, Sopra il cielo, che è un bellissimo titolo, è ottenuto con della plastica fusa. E sono cose che già facevano i, i grandi maestri diciamo, del, 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 dell'astrattismo del materico, del, 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 del secondo dopoguerra, quando Burri, Burri lasciò le tele di sacco per i, per i neri, poi per le combustioni e lui, ricordo una critica d'arte che gli facevano allora, che, gli fecero allora proprio di Sinsgalli che era un grande poeta e critico d'arte dice lui non dipinge brucia, quindi le combustioni stiamo parlando dei neri di Burri Fontana pure poi i tagli, i buchi ormai c'è un, un, un bisogno una voglia di andare verso altre materie, verso altri materiali e questa plastica fusa è, lascia poi dei, 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 dei cromatismi delle economie bellissime, sembra rame fuso, sembra iridescente, ha un po' dorato, un po' appunto color rame, cioè crea veramente sul, su, su questi 80x80, su questa superficie, crea veramente un incanto insieme di materia e di, e di cromia e credo che eh, sia bella questa idea che sopra il cielo c'è un, un combattimento, forse un combattimento anche di, chiusa, di angeli, certo, però immaginiamo anche di metalli, di materiali, e viene da, da, da sciorinare tutta la, la, la tavola degli elementi, come sapete sono decine e decine, non più di cento. Il secondo quadro è quello che io preferisco, ed è un'opera intrigante, un'opera gustosa. Si intitola Faccia di Tolla. Ora, Faccia di Tolla eh, poi c'è un sottotitolo, ovvero colui che ti sembra contento di te, ma in realtà è solo un bleffe. Sarebbe quello che noi diciamo eh, con altro lessico più, più italiano, così, meno dialettale, così, eh, faccia di bronzo, ecco, cioè un, una persona sfrontata, impudente, che magari apparentemente sembra eh, condividere quello che tu dici e poi dopo sostanzialmente ti, ti deride. E è ottenuto con, con, con del ferro, ma anche con, vedete... Con, con del, 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 del terriccio, con della sabbia e, e con degli acrilici, con delle cromie. E è molto gustoso perché c'è questo sfondo un po' giallo chiaro giallo sulla parte, del... poi c'è questa faccia di tola ottenuta che è una faccia amorfa, eh, non diciamo cose più brutte, ma insomma, voi sapete che è l'epiteto micidiale, la faccia di C punto punto punto. E comunque, diciamo che è una faccia di tolla, ecco. non so come si pronuncia in Meneghino, in milanese, e ha questi capelli tutti dritti, ottenuti da, 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 appunto anche da questi acrilici, da questi materiali. Poi c'è il viso che è un po' amorfo, è tutto giocato con, con della sabbia scura, con della ter, ter, sembra una terra di Siena bruciata. Poi c'è il nasino e, e, e il rosso anche per fare il, il, le labbra. Ma la cosa più bella, a parte il piglio che gli danno questi capelli da, 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 da um, violinista pazzo, insomma, da, 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 da direttore d'orchestra di, di, di pazzo, e ci sono questi occhi che sono incredibili, meccanici, insomma, sono degli occhi strani, uno a destra, uno a sinistra, allusivi, um, uno più, più, più eh, cilestre, un altro più eh, rubizzo, eh, sono, è, è gustosissimo. È un quadro che, insieme gran, che ha insieme una grande capacità e eh, originalità creativa, espressiva, cioè creativa proprio nel senso come, come è realizzato, e un, un, un gioco, un, una, una, una ironia, una, anche una sapienza vorrei dire espressiva eh, dolcissima. E, e arriviamo al terzo. Il terzo è ancora più. più impegnativo, nel senso che è il dio della guerra Ares, eh, stiamo parlando di, ma di Marte, Marte, Ares, eh, eh, e quindi eh, c'è una voglia anche di mito, ma è chiaro che il mito non, 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 non lo si può più realizzare così, ma Fredini non ha nessuna voglia di tornare al figurativo, non credo neanche che ci sia mai passato, insomma, credo che abbia subito avuto il bisogno di, qui c'è catrame e Rame, di scegliere degli altri elementi. Catrame e rame, capite? Prima parlavo di questo, di questo rame, di questa plastica fusa, di questo, di questo, di questo effetto quasi del rame, che è un, un metallo, secondo me, nobile proprio perché... E, e poi questa idea del catrame, il catrame, ecco, qui va bene, va bene i burri, vanno bene le combustioni, c'è cioè, cioè qualche cosa che... Eh, il catrame diventava eh, la nuova pittura. È, è un quadro che racconta il presente ma racconta anche le radici di questo presente all'insegna poi della voglia di, appunto, di rappresentare se vogliamo Ares vedete che c'è anche una, una specie di lancia eccetera è, è armato dei suoi eh, attributi eccetera e però certo è un quadro strano, un quadro astratto un quadro che ogni volta che lo guardi ti dà delle suggestioni nuove eh, questo fa un po' Gabriele Manfredini, riesce a, a rapirci in, una, in, una, in un essere contemporaneo che è sempre in progress, è continuamente in, in, in fieri e in progress. E, e le sue opere sono veramente come voleva fare Umberto Eco in letteratura, ma ovunque, le sue, le sue sono opere aperte. Jessica Hodges è una pittrice molto forte e molto dolce. Insieme. E ancora abbastanza giovanile, eppure matura, insomma, ha, ha, ha i, decenni, i pochi decenni giusti per mettere nelle, nelle sue opere tanta fede, anche come spirito, e poi anche fede nella vita. E lei è, è nata a Roccaraso, Pietranzieri, che sono, sono località magiche dell'Abruzzo, eh, tra l'altro, molto fresche. Perché siamo eh, lì, le Medie sono sicuri, Rivisondo, di Pesco Costanzo, sono tutte località che poi che sono fresche per l'estate e d'inverno diventano ancora più amene per chi ama eh, l, 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 insomma, eh, gli sport invernali, per chi ama, ama l'inverno eh, piacevole, insomma, la, la, la fiaba bianca dell'inverno, specialmente poi che, per chi scia, eh, eccetera, eccetera. Ma insomma Jessica ha eh, ah, eh, voglia di, di dolcezza ecco dolcezza è il titolo del suo primo quadro che poi è, 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 è una natività sostanzialmente è una madonna c'è cioè proprio il velo della madonna blu è un, un Gesù bambino è una tempera su tela eh. questa volta dice pittura col, col pennello perché poi vedremo ed è, ed è quello che mi, mi, mi incanta di questo quadro è la sua semplicità è un quadro molto semplice, non è, è agiografico, non, non, non ci sono orpelli neanche di, di pittura eh, spirituale, pittura sacra, è, è un quadro semplice. La madonna è, una, è poco più una bambina, ha questi occhi in giù, semplicissima, e guarda il frutto delle, delle, delle così, del, suo, del suo grembo. Con una dolcezza affettuosa e, e, e molto bello anche quel gesto della manina del, del Gesù bambino, che vedete quasi va verso la, 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 il collo, va verso il, il seno idealmente de, di questa Madonnina. È un gesto di incanto, incanto, belle anche le mani. Come, Aiutano a, a tenere il Gesù bambino. Eh, e questa è la dolcezza. Eh, possiamo anche immaginare per un attimo che sia una, una donna eh, normale, che abbia un velo come spesso si usa, eh, molto in Sardegna, tanto per dire, un velo su, sul, 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 su, su, tra i capelli e quindi possiamo anche immaginare che non è una Madonna, ma è una, una giovane mamma. Ma non è ancora più bello questo, non è ancora più incantevole immaginare che anche un soggetto sacro debba andare verso la, la grande normalità, verso la grande la dolcezza eh, di ogni mamma, ma che bello. Brava Jessica. Jessica continua con eh, i suoi quadri eh, più forti e più, e più arcani, questo si intitola Fantasia, qui la pittura è addirittura in alluminio è una tempera su cartoncino, la tecnica è quella della pittura in alluminio, vedete che cambia proprio il materiale e lei lavora molto con questo incantamento cromatico, c'è il celeste, c'è il blu, c'è questo, questo verde e poi c'è questo albero che diventa addirittura rosso, quindi eh, va in su, in su, il gioco della fantasia non ha confini, non ha limiti, un albero può diventare, eh, può avere foglie rosse, ma non le, rose, le foglie rosse dell'autunno, ma le foglie rosse di, un, di una estrema fantasia. È molto bello, è molto bello e è, è la, la, la tecnica, proprio, la pittura rimane come, den, come più densa, come raggrumata, è incredibile. Si diceva una volta la, la tecnica a buccia d'arancia, eh, che si, usa, si usava anche per, per, per delle pitture da interni, eh, rimane mh, a buccia d'arancia, rimane capito, con, con una consistenza diversa che giova alla fantasia perché l'immagine non deve essere troppo netta, deve essere un'immagine che perde se stessa, che un po' si confonde, che ammalia. Eh, eh, e Jessica è riuscita perfettamente in questo. Il terzo quadro è, è ancora più volitivo si intitola Forza. Dov'è la forza? C'è questo albero, certo, un albero, specialmente un albero secolare, un, albero, un grosso albero è l'emblema della forza, ma la forza è anche nella natura, nel cielo, in, quella, in questa entità magica che, fa, che ha fatto crescere questo albero, di cui l'albero diventa anche un po' un totem. Qui c'è ancora la pittura in alluminio, sempre una tempera su tela, la tecnica della pittura in alluminio, e devo dire che giova molto alla dolcezza di Jessica Oddis, che ci ha dimostrato con la sua natività, con la sua maternità iniziale, giova molto questa, questa tecnica della pittorina lumino, che è una tecnica forte, con un piglio sicuro. Ecco. Mi sembra che sia da giovane donna, insomma, in fondo lei è ancora, ha ancora tut, tutte le energie, tutti gli incanti e tutte le speranze insomma, della, della sua età ancora giovane ecco mi sembra che abbia anche la forza e la fantasia di eh, portarla avanti questi, questi sogni e bisogni e, e, abbia, e, e sia molto mh, conscia del fatto che mischiando un po' i suoi titoli eh, e completandoli che la fantasia ha bisogno di forza e che c'è anche una grande eh, la fantasia ha bisogno di forza e, e nella forza eh, c'è la fantasia quindi sono in qualche modo bionivoche, brava brava Jessica, Juan Salazar Orsi. Basta, è già basterebbe questo a dare conto di, 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 un, di una origine. Perché è chiaro che stiamo parlando di, di un peruviano nato a Pucalpa, Pucalpa nel 58 Pucalpa c'è cioè, pittore amazzonico italo-peruviano. E certo, è stato dichiarato figlio prediletto di Pucalpa. Pucalpa. E è chiaro che un pittore per un continente è l'Aedo, è, è l'ambasciatore, il, 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 il ritrattista ancestrale, antropologico-culturale. Noi che abbiamo tanto amato il Perù e tanto amato proprio anche la, 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 diciamo, il continente hispanoamericano tutto rispetto poi per l'America del Nord e quindi l'America del Centro America, il Messico e, e, e via via poi giù il Cile, il Perù sono, sono, sono regioni magiche, magiche, certo è magico il Brasile, è magica anche l'Argentina, poi ci scende la Terra del Fuego, ma il Perù comunque aveva un fascino supplementare, queste Ande, queste, queste, queste località ehm, ehm, vicine al cielo, insomma vicine al cielo come, come un angelo, ecco. alcune sono rimaste segrete per anni, lo sapete, insomma adesso non, non torniamo sulla storia del Perù, però eh, pensate che una volta si diceva quello vale un Perù, vale un Perù come dire una cosa inestimabile, vale un Perù, ancora quando io ero ragazzino, qualche decennio fa, ahimè, si diceva, diceva quello vale un Perù, perché il Perù… C'è questa grande tradizione proprio anche del Cile, delle Ande, del Perù, dagli Appennini alle Ande, eh, il famoso racconto di De Amici. E' certo che, che, che Juan Salazar Orsi è fiero di essere italiano e di essere anche però amazzonico, italo peruviano, insomma. Mm -hmm. eh, cittadino, figlio prediletto di Pucalpa, Puc eh, ha fatto tante tournée, insomma, è, è veramente un ambasciatore anche della sua arte. E adesso ci ha tornato tre dei suoi tanti quadri, insomma, che, e comunque. Cominciamo con Astolfo verso la Luna: è una tecnica mista ed è un'installazione. Vedete che c'è il quadro in cui c'è, diciamo, sul lato destro un, 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 quasi, un, un, come un quasi un missile, insomma. Che, che, che sta partendo, eh, chi lo sa che cos'è? Eh, 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 è Astolfo che va verso la Luna, ma insomma non è l'Apollo, la, 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 non è Armstrong, è, è, è il recupero, eh, stiamo parlando dei grandi miti della nostra poesia, insomma Astolfo sulla Luna, il, il senno di, di Orlando, eh, è un incanto. La Luna è al centro di tutto e l'ha ottenuta appunto circolarmente con questa sua questo suo candore poi c'è il sole che sta sul lato sinistro e eh, che insomma è sempre convive è il consorte in un certo senso idealmente della luna la luna è l'elemento femminile il sole è quello maschile poi c'è questo cielo e poi c'è un altro cielo che è per astolfo che si sta incamminando verso la luna insomma ecco e sono eh, passati da, da poco i 50 anni, della, del, nel, nel 19 si sono celebrati i 50 anni di questa prima passeggiata di Armstrong e di, di Aldrin, Aldrin sulla Luna. Era l'estate del 69, e io ero poi un, un bimbetto, e però era, eravamo insonni perché era un, un evento talmente grande che l'uomo giungesse sulla Luna. E fa bene Juan Salazar a tornare, eh, in un certo senso, alle radici eh, mitopoietiche, eh, le, le radici liriche, poetiche, ad Astolfo. Ma andiamo verso la, la seconda opera, si titola Complementari. Complementari possono essere i colori, o possono essere delle forme, è un qualche cosa che, che si completa, che è ribaltabile. Eh, e questo è un delizioso collage con queste figure, queste figure. Non lo so, potrebbero essere una coppia, potrebbe essere l'uomo e la donna, potrebbero essere la stessa figura, la stessa entità dell'io che contiene tante cose. Noi in effetti, secondo gli psicologi, siamo addirittura tre persone. E certo che siamo complementari, cioè l'io, l'ego, cioè l'io, l'essere, che è l'inconscio e il superio. Quindi vedete, ma che bello questo, questo panneggio di, di, di scuro. Eh, questa superficie scura nera che eh, libera eh, l'incanto del rosa che, 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 che è pelle, che è speranza, che è armonia bellissimo, veramente molto bella e, e chiudiamo con un quadro su, su Italo Calvino intitolato Viaggio immaginario beh, insomma è uno scrittore bello immaginifico eh, Calvino eh, tanto anche molto amato ne, nelle Americhe eh, Calvino tra le sue tante opere eh, eh, si è occupato eh, diciamo eh, delle, delle carte. Ecco. Stiamo parlando eh, del, di un'opera che è Il Castello dei Destini Incrociati, che ha elaborato lungamente. Insomma, ecco. Stiamo parlando del, del gioco delle, delle, delle carte, del gioco proprio dell'interpretazione dell dei, dei simboli, dei, dei personaggi che vengono fuori da, 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 da certi mazzi di carte, eh, complessi, eh, mitici. Eh, stiamo parlando dei tarocchi, insomma, sostanzialmente, la tradizione del tarocco, per, per essere sintetici, che contiene tanti personaggi, tante. tante fascinazioni, predizioni, maledizioni, eh, eh, innamoramenti e qui c'è un po' tutto, vedete ci sono dei carri eh, con dei mossi da, da, da cavalli alati dei, dei cavalli, eh, delle bellissime dee, eh, dei guerrieri, armigeri e soprattutto questo c'è Italo Calvino con la sua fantasia era un uomo fantastico, scoiattolo della penna, gli diceva Cesare Pavese eh, perché cominciò da ragazzo a, a fare il neuralismo, ma il neuralismo lo, face, lo fece col Sentiero dei Nidi di Ragno, che era già un, un, un romanzo fantasioso. E poi via via, negli anni '50, i nostri antenati ha costruito questi tre personaggi che sono indimenticabili: che sono che eh, il Visconte dimezzato, da una parte il bene e dall'altra parte il male, il Barone Rampante, che tutta la vita la passa sugli alberi, e, e, e il Cavaliere Inesistente, che alzava la celata e non c'era niente, c'era solo la voce. Come è passata attraverso la modernità, e, e chiaramente eh, Juan Salazzar Orsi è sedotto da, 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 da questi racconti, e, e romanzi di Calvino che poi andando avanti avrebbe fatto Le Cosmicomiche, Tic Con Zero, eh, li, libri aperti a una modernità eh, strana, eh, ha un bisogno di andare avanti ma anche di non perdere le radici. Ma qui ci sono le carte, ci sono i tarocchi, c'è cioè un viaggio immaginario che non finisce più. Ci sono forse le città invisibili, so, sono tutti i libri di, di Calvino. C'è sostanzialmente questo castello dei destini incrociati. Tutti i nostri destini sono incrociati e sono incrociati anche grazie all'arte. Juan Salazar Orsi ha capito questo e ci ha consentito di liberare la nostra fantasia eh, con però una mappatura di fondo. Ci ha, ci ha consegnato la mappa della fantasia, ci ha consegnato il, 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 il progetto. Per un bellissimo e concreto viaggio immaginario. Andrea Achille Ravetti, un artista, artista e anche. L'arte poi diventa un destino, un destino anche nei, 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 nei nostri eventi esistenziali, concreti, infibrati. È, un bel, è molto giovane, parliamo di, di, di un ragazzo del 2004, quindi parliamo di un sedicenne sostanzialmente. E figlio di, di genitori separati, secondo genito su tre eh, e quindi comunque molto carino perché tutta la parte, il supporto biografico è importante perché comunque eh, l'evento cruciale, clou eh, e che sta superando perfettamente Andrea devo dire, è, è quello che lui è nato biologicamente femminile, tra l'altro Andrea è, è un nome che in Germania, specialmente in Austria, è, è un nome femminile Andrea, Andrea Achille è nato femmina, però all'inizio della sua adolescenza ha capito che, insomma, quindi, ha cercato un altro sesso: un, una, un, quindi, una scelta trans, una transizione come con una terapia ormonale. Perché è importante che lui, poi, dovendo, sentendosi maschio, doveva prendere, assumere più ormoni maschili, sicuramente, non lo so. Non mi va neanche di parlarne, non è il ca campo mio, penso testosterone, cioè, e si è anche fatto degli, de, un, degli interventi per, per, per un primo intervento, poi ne sono forse anche altri eh, per eh, accompagnare perfettamente questa, questa, questa operazione, questa, questa transizione tra quello che lui era ma non si sentiva, o doveva essere, anzi, tra quello che lui doveva essere ma non si sentiva e quello che invece in realtà era e quindi ha avuto bisogno di affermare. E questo eh, Andrea sto già parlando in termini artistici, perché questo anche è anche il senso dell'arte. L'arte l'artista deve diventare se stesso, cioè deve diventare quello che è, quello che sente, attraverso le tecniche, l'esperienza, l'estro, mai secondo quello che devono decidere gli altri, mai secondo i luoghi comuni. Non ci interessa niente di un artista da luogo comune, di un esecutore, di, di uno spirito del tempo, non ci interessa niente. Ci interessa che l'artista la, trovi la sua strada, quella che, è Sam, che, che sente profondamente, de, nelle sue fibre più, più accanite, e che, e, e che questo percorso lo porti ad essere il, 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 il se stesso migliore, più autentico, più schietto, più nudo e crudo. Ecco, e, e, la, e civiltà è anche questo. Ecco, il tuo primo quadro è Civiltà, sono una crisi su tela, tanto sono quadri, devo dire, in fretta, parliamo di questa esistenza in un piccolo paese di provincia, nel Varesotto, Carnago, dove ha frequentato l'artistico, lì vicino a Tradate, sempre a Varese, e poi comincia la voglia di essere artista, e come comincia? Purtroppo comincia... Ai noi, come Caproni parlava della ferita che ti fa essere poeta, comincia questo, questa, questa sua carriera artista con una lunga depressione, e, e, e però questa voglia, questa voglia anche di questo sedicenne di cominciare un percorso parallelo agli studi regolari, diciamo, degli studi d'arte, con una, una creatività proprio, quindi con una, con una, una artisticità eh, tutta sua, tutta propria. Eh, ma già degna del plauso e spero che l'abbia già ottenuto dei suoi maestri, dei suoi professori lì all'Istituto d'arte. Civiltà è questo: sono attrici su tela, irraggiati, vedete che ci sono, proprio queste, cioè ci sono dei rossi, vincono anche i verdi, verde e smeraldo bellissimo, colori anche più scuri, più macerati. E, ed è, e si capisce che è qui Andrea, Andrea Achille. Sta cominciando a il suo percorso, a, ad essere se stesso, a, a, a darci la sua visione del mondo, perché è anche un colore del un animo, poi figurarsi come lo si dà. E qui c'è un'ansia anche nel. nel, nel non, sono, non sono pennellate semplici, sono, sono spatulature, sono cioè, abra, abrasioni. Andiamo nella seconda opera che si intitola Maggio in inverno. Ora, Maggio in inverno già è un, è un ossimoro, come si usa a dire, quindi è già una coincidenza oppositore. Maggio in inverno vuol dire che. In inverno, nel momento più freddo anche e più aspro, ci si, può, si può avere eh, la, 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 il, mese, il mese mariano, il mese di maggio. Si può avere capito, la, 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 la dolcezza, la, la, la freschezza tiepida eh, del, 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 del maggio. Era il maggio odoroso, canta eh, Leopardi, il maggio odoroso. E questo lo ottiene perfettamente come con una risultanza diacritico su tela, ma c'è questa, questa preparazione scura, vedete, sullo sfondo c'è proprio scuro, un, diciamo un nero, un, un, un grigio scuro. Poi avanti si lavora col bianco. Quindi, ci sono queste, queste come dire, queste velature, velatura su velatura bianca e poi c'è anche il rosso, che per i tre quarti del quadro. È, è soltanto accennato e anche un po' coperto di bianco. Cioè per per la, 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 la parte tutta verticale, per la verticalizzazione sul lato destro, è una specie di, 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 di rosso pieno, colato lì, proprio messo intenzionalmente, ehm, con, con grande autonomia e, e, ed energia e forza. E, e non lo so, io le, le, leggo al rosso sempre l'idea della passione, di, di qualcosa che, che è amoroso, che è una, un credo eh, forte, può darsi che volesse rappresentare eh, che anche eh, nell'inverno triste e freddo si può arrivare ad essere fioriti come a maggio, eh, il maggio doroso, si può arrivare ad essere profumati del, di, di serenità, di felicità, come, come appunto nel mese di maggio, che si, in, cui, in cui si dischiudono i, i, primi, i primi frutti belli, dolci, penso alle ciliegie, le ciliegie sono di maggio. Ecco. Il terzo quadro è invece molto più aspro, ma è anche la storia delle asprezze che Andrea Aguilera ha dovuto passare, speriamo sempre, sempre di meno che, che, che via via sia lasciato dietro le sue giovani spalle di sedicenne, mostro, mostro però è un mostro, devo dirlo, è un mostro ingentilito di colori. Il mostro, in genere, anche artisticamente, pittoricamente, è sempre eh, disegnato, dipinto con colori orrifici, brutali, scuri, con una orchestrazione anche delle forme che è, eh, ripeto, eh, da, da incubo. Qui invece c'è tutta una grande massa eh, verdolina. Eh, quasi eh, il verde è il verde della speranza, poi c'è ancora questo rosso, eh, la pienezza anche di certi, di, di certi viola, di certi blu sullo sfondo, il bianco eh, e quindi sappiamo che le, la mostritudine, chiamiamola così, eh, la mostritudine molte volte si nasconde anche da, da situazioni più, più dolci, più gentili, però devo dire che la, la capacità che ha avuto Andrea Achille di eh, raccontarcelo, di, di metterlo su, su una piccola tela di 26, 28x36, è, è uno dei pregi ulteriori del suo essere un giovane pittore sedicenne con una vita difficile ma che risolverà poi sia la sua vita sia l'arte e, e rimarranno questi quadri, questi quadri di, eh, che mischiano le stagioni, questi quadri di civiltà, questi quadri di, di progresso. Ogni progresso de, della civiltà deve essere anche un progresso interiore e deve essere un progresso che ci attraversa tutti. Grazie. Sofia l'ha scelto poi alla fine come nome d'arte, ma stiamo parlando di Slavianka Borislavova Saleva, è una bulgara, dice lei è nata vicino a Vidin, a Grades, un paesino vicino a Vidin, che è una cittadina bulgara sul, sul Danubio, sul mitico e famoso Danubio. E viene in Italia nel 2004, quindi sono già 16 anni. Insomma. E, e, e in qualche modo poi trova, trova l'arte trova anche il suo amore. L'amore della sua vita ci parla di questo noto direttore di scena del Piccolo Teatro di Milano. Quindi, insomma, ecco, e, e poi chiaramente poi si trasferisce a Milano nel 2007 e diventa eh, ormai dopo, dopo un decennio cittadina italiana. Mm, la cosa bella è che ci parla dei nonni, ci parla de, degli insegnamenti che lei ha ricevuto. Questo per Bianca e per Sofia insomma, è, è molto bello. Cioè, mi hanno insegnato i miei nonni l'onestà, la responsabilità, sono tutti valori molto importanti. Il rispetto del prossimo. Ma, eh, ragazzi, basterebbero questi tre valori, l'onestà, il rispetto del prossimo e il senso di responsabilità, per, per mandare molto meglio questo pianeta. Eh. E lei dice, specialmente nei confronti delle persone anziane, certo che sono le più fragili, ma anche i bambini che sono fragili anch'essi, e dell'ambiente che l'uomo sempre più, di decenni in decennio, eh, rende invivibile, insomma, avvelena. È, è un'autodidatta. Dice, io sto ancora cercando un po' il mio stile. Lo sta cercando con eh, prove diverse. È chiaro che i, i suoi tre quadri sono tre quadri eh, abbastanza diversi, specialmente il primo. Il primo è, si intitola Alienazione parentale. E beh, certo che le parentele, le famiglie, ti possono creare addirittura un senso di alienazione. E questa alienazione è, è data da un contesto, un quadro molto fluido e, molto, e molto, eh, anche un po' onirico, con questi occhi che, che galleggiano in, in una superficie così un po' celeste, un po' grigia, sommossa, che sembra veramente un, un po' un cielo, un po'. Un, un, un senso dell'inconscio, se l'inconscio ha un cielo, e questo è il colore, il colore del cielo dell'inconscio, però l'inconscio è perfettamente consapevole che le, le, parenti, le, le, le famiglie sono difficili e esiste anche un'alienazione parentale. e Quindi qui vediamo questi visi, questo qui sulla destra, eh, altri occhi in alto, eh, c'è tutto questo caos, questo marasma eh, interiore, insomma ancestrale che è in perfetta evoluzione. E il secondo è un, è un paesaggio, un terrazzo panoramico sul mare, è un terrazzo di una casa mh, semplice, eh, piena di, 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 di fiori che si sono arrampicati fino al, al primo piano, sono casette eh, piano terra e, e primo piano. Ecco. E, e c'è questo scoscendimento e poi c'è questa discesa lungo il mare verso il mare ci sono molti fiori in questi giardinetti, insomma, in, questi, in, questi, in queste pertinenze di queste case, con i terrazzi panoramici, poi vediamo anche dei bellissimi pini e lei, e Sofia, riesce a darci la profondità del mare, di questo orizzonte, la linea di confine tra mare e cielo, insomma, ecco, non c'è dubbio su questo. E, la signora La Fontana è, è il terzo quadro di Sofia ed è un quadro realista, molto bello, devo dire molto suggestivo. Non vediamo neanche il volto della signora, il volto è, è piegato un po' dagli sforzi, un po' dalle, da, come dire, da, dai reumatismi. È una signora in gramaglie, tutta vestita di nero, con un grembiale bianco, i capelli bianchi, la signora anziana. Il volto è un reticolo di rughe. E sta lì alla fontana, a prendersi l'acqua, la prende in un grosso secchio, uno, in due secchi, uno è di plastica e l'altro è di alluminio se non vedo male. E, è bello per tanto tempo, forse lei che ha vissuto i suoi primi anni, gli anni, anni dell'infanzia, della prima giovinezza, a, a gradezza questo paesino. Vicino a Vidin, eh, non sempre c'era l'acqua corrente, cioè, molte volte bisognava andare alla fontana eh, come si andava una volta al fontanile eh, a lavare, a far tutto. Qui, qui si, è una fontanella e si deve andare alla fontanella a prendere l'acqua e poi portarsela. Quest'acqua caricarsi tutti questi, questi grandi pesi. Questa è stata anche la vita di tante generazioni, diciamolo, anche di, di sofferenza anche dell'elemento femminile e devo dire il quadro è molto bello, molto suggestivo poi tutto giocato su pochi colori perché la veste nera, il gioco dei bianchi il panneggiamento, la fontana e quindi sapiente anche in questo è un acrilico su tela dice eh, tecnica mista tra, tra spatola e pennello ecco io credo che se Sofia eh, alias Slavianca eh, Boris eh, Lavova se lei riesce a trovare ancora più abilità andando avanti perché è arrivata relativamente tardi all'arte insomma ci è arrivata tra pochi anni se lei riesce a, a, ad affinare ancora di più i suoi mezzi, i suoi mezzi eh, diciamo espressivi eh, artistici penso che la creatività non le manchi penso che abbia un bel vissuto da raccontare e mi piace anche l'idea dei due mondi lei che è vissuta per metà della sua vita da giovane in Bulgaria e adesso da giovane donna a Milano, in Italia. Gabriele Sanna è un, un artista sardo, eh, lo, lo, lo si ricava da, da, dal suo cognome, ma insomma, con un bel percorso, devo dire, lui è classe 76, è di Sassari, mm, è, ha cominciato con l'Istituto d'arte grafica, quindi pubblicitaria. E poi comunque questo suo segno il, segno, il segno è al centro di tutta la sua riflessione, forse anche di tutta la sua arte, questa idea del segno ha, eh, gli ha consentito di evolversi liberamente, pienamente, secondo le, il suo estro, secondo il suo piglio. Mm, tra l'altro, ma è anche un uomo esperto, non è, è giovanile ma non è un ragazzo, insomma, ha, ha, ha decenni, 15, 15 anni almeno. Di, di, di mostre, performance eh, che ha organizzato, che ha animato, eh, coinvolgendo tra l'altro la, la, la cittadinanza, le cittadinanze di vari, vari paesi, di vari posti, e atelier, eccetera. Cioè, questo è importante perché l'arte poi, ne parliamo magari più avanti, l'arte è una grande vitamina del pensiero e deve avere una, una sua... Collocazione vera, seria, profonda, eh, presso la civiltà, spesso presso ogni cittadinanza. Un po' come era una volta che, quando una, un grande artista finiva un suo quadro, in genere erano quadri sacri, quindi le, 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 le Madonne, i quadri che, che venivano portati in processione addirittura dove dovevano essere collocati, dallo studio dell'artista fino a fate conto, a, alla navata di una cattedrale, di un duomo. Con tutta la cittadinanza che andava dietro, perché capiva che quello era un, era un dono che l'arte, l'artista a nome di tutti loro faceva alla, 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 alla Chiesa per la cittadinanza. Quindi, forse Gabriele Sanna ha, ha l'intelligenza, il fervore laico di, di tutto questo. Comunque, cominciamo con la prima opera, che è un'opera curiosa: anche il titolo Assemblamenti, eh, curiosa perché c'è un, un gioco lessicale. Eh, il lessico ci parla di assembramenti Assem, assemblare certo è un verbo assemblare è mettere insieme però insomma dice, non si usa nell'assemblamento l'assemblamento è l'unione certo sarebbe eh, invece questi sono degli assemblamenti è molto bello è una tecnica mista quadro anche abbastanza grande 70x70 tecnica mista con che cosa? con gesso, smalto, tempera acrilica pennarello e penna eh, rapidografo e quindi eh, è, un, è un arrivare poi a questo a quest ordito, a questo assemblaggio appunto di colori, di forme in un modo pieno, proprio molto convincente. Cos'è? È un quadro simbolico, non si può, non si può definirlo astratto eh, meno che mai, non si può definirlo figurativo o forse sì, è un po' astratto figurativo, ma è soprattutto un quadro simbolico dove l'idea di queste quasi cortecce, di questa fioritura di colore e di forme acquista una, una pregnanza, un'energia veramente notevole, veramente autonoma soprattutto. Bello il gioco di questi colori caldi, ma anche... Sfumati, c'è un cilestre, c è, c è un, ci sono dei grigi scuri, però poi c'è sostanzialmente questo, questo, questi ocra, questi marroni, marroncini, c'è questa specie di, di scorza, di scorza delle, delle, eh, insieme de, de, forse del pensiero e, e, e di un ordito di natura, insomma, chissà. Mi ha ricordato certe, certe bellissime dei bellissimi sfondi di Klint, che veramente la secessione viennese è stata magistrale nel, 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 nell'approntare ehm, degli assemblamenti, è il caso di dirlo, di, 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 di decor, ma anche di, di pronti per lo sfondo delle persone, quindi di panneggi, ma anche, appunto, di, eh, eh, credo, anche di rarefazioni, rarefazioni cromatiche. Il, il quadro che eh, personalmente reputo più bello è il secondo, è Life. Life è un po' il suo, eh, non so come definirlo, il suo, il suo messaggio, il suo, il suo canone, il, la sua dichiarazione di poetica per, per Gabriele Sanna. Life è un albero, ma è un albero fatato. Definirlo albero illimitativo, è un albero fatato E però è, è un albero simbolico, è un. un una specie di totem albero o di albero totem, è un tempio di natura, e, e però è bellissimo, sempre a tecnica mista, gesso, smalto, che dì, pennarello e la penna rapidografo, e c'è sempre questo, questa, questa, questo tronco forte, questi rami munifici, e però questa volta vediamo anche tutto quello che è immerso, tutto, eh, diciamo, tutta la quantità delle radici, voi sapete che si dice che... Eh, per, è tutta la, la parte che è emersa in tronchi, in rami, in foglie, sotto c'è altrettanto spazio occupato in, 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 in radici, radiche, in, in, in humus, in uno spazio veramente eh, quasi segreto, invisibile. Qui lo vediamo, lo vediamo perché è un quadro eh, che illumina l'arcano che è in noi, l'arcano che è nella natura, quindi... È come se fosse una radiografia di questo albero maestoso, bellissimo, dove fosse rivoltato, rifranto in questo humus ancestrale, archetipico della natura. Un quadro veramente poderoso. Tramonti gioca lessicalmente il, 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 il del, del tramontare i tramonti e, e tra i monti. e, e Continua un po' la, la tecnica, questa tecnica mista: Gesso, Smalto, Tempere, Pennarello, e con una rarefazione maggiore, perché tutta la parte superiore è un po', eh, come dire. È in, è Irrorata e sfibrata di luce nello stesso tempo, che sta tramontando, sta tramontando, sta tramontando la luce, sta tramontando il sole, sta tramontando anche l'assemblamento del tramonto, un tramonto tra i monti. Comunque, chiudiamo con un bel elogio a Gabriele Sanna, è riuscito con abilità, con perizia a, fare, a trovare un suo segno. Un suo incantamento, una sua valenza ancestrale, sia cromatica che formale. E credo che sia un bel modo di raccontare le sue radici, ma anche di farci capire che sono le radici, radici di tutti, che, sono, che la natura ha queste radici. Che se noi non, non nutriamo, non assembliamo anche mentalmente e nel cuore queste radici. Non andremo da nessuna parte, e quindi l'arte ha bisogno della natura e ha bisogno proprio potentemente di questi assemblamenti. Anna Saveleva, una giovane artista magica, devo dire, magica, e, 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 e in qualche modo è rapita, che ci rapisce con, con, le, con le sue magie cromatiche, segniche, con i suoi dipinti, adesso vede così acquerelli soprattutto. Ma ma magica anche nel, nel modo di condurli, nelle, 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 nei, nei colori usati. E, cominciamo a dire che Anna Saveleva, è classe 75, ancora molto giovane, e viene da una, una piccola città della Siberia, quindi la Russia del nord, la Russia più fredda, ma anche più, più arcana, più strana. La Siberia è, è una terra aspra e difficile, ma è una terra ricchissima. In Siberia hanno trovato diamanti, hanno trovato pietre preziose, insomma, e forse anche lei era un po' un, un diamante di Siberia, cara Anna, eh, che è innamorata dell'arte per bambini, innamorata di un'arte che deve farci giocare e sognare insieme. Eh, si è trasferita, Anna si è trasferita in Italia nel, nel 19. Eh, a Genova, a Genova, città importante, e quindi eh, con un, in un paio d'anni ha, ha deciso, anche se aveva già il suo percorso eh, il suo, di arte per bambini, eccetera, si è riscritta a un liceo artistico, come a volere ancora di più, da grande questa volta, mh, portare avanti le tecniche, il, il, il percorso vero e proprio. Eh, cominciamo a vedere questi acquerelli, lei privilegia l'acquerello, ma l'acquerello è una tecnica importante, dolce, difficile, L'acquerello non consente tanti ripensamenti, è una tecnica dolcemente severa in un certo senso. Questi acquerelli di Anna Saveleva sono tutti con questo sfondo blu, di un blu che è il, lo sfondo ideale forse de, delle fiabe, anche della sua. sua fiaba, e, e in queste fiabe eh, passeggiano degli orsi. Ecco la fiaba invernale: c'è cioè un, un orso bianco, penso, poi c'è. Ci eh, sono fiori a Butilon, a Butilon è un fiore eh, abbastanza raro, devo dire, brava anche in questo, anno perché questi fiori che poi pendono sono quasi penduli al contrario. Insomma, e sono fiori de, de, della famiglia delle Malvacee. Sono andato a vederlo. Ringrazio Sandra per, le, per la, la ricerca de, de, di questo fiore: è una pianta delle Malvacee. Eh, che è una pianta, diciamo, bella come, come pianta in sé, con questi fiori in, da, da incanto che Anna Saveleva ha dipinto. Ma la pianta in sé, la corteccia di questa pianta, è, è usata con, con macerazioni, eccetera, per ottenere poi delle fibre tessili, delle fibre eh, tessili appunto, vegetali, quindi eh, tipo l'aiuta, insomma, è, è, vedete la natura quanti doni ci dà. E il minimo che possa fare una, una brava pittrice come Anna Saveleva è di dipingere, quindi è, ci ha donato questi, questi fiori strani, incantevoli e incantati, ma molto concreti, ci, ci, con la pianta che, che, li, che, li, eh, che li fa fiorire, ci, ci, ci lavorano le industrie tessili. Poi c'è la fiaba invernale che è il volto, un po' di tre quarti, si intravede l'occhio, ma spaurito, un po', un po' pensoso di questo orso. Di questo, forse mamma orso, non lo so, un orso padre, non si sa, questo orso che sta guardando lontano è la fiamma invernale e di fatti guarda caso lo sfondo è tutto decorato o meglio è affabulato, quelli sono i fiocchi di neve, i fiocchi di neve, ricordo quando ero bambino che l'insegnante ci faceva vedere la struttura al microscopio di un fiocco di neve ed erano tutte queste cose così, questi piccoli... Eh, ramicelli bianchi, queste, 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 queste figure quasi geometriche, eh, fatate anch'esse. E quindi l'incanto di questo orso, un po' immalincolito, un po' triste. Lo spleen di questo orso per la fiaba invernale che sta vivendo è, 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 è un incanto. Insomma, è un quadro piccolo, ma sembra enorme. Anna. E poi chiudiamo con stato d'animo autunnale: eh sì, le stagioni sono anche degli stati d'animo. Quindi, la stagione d'anima autunnale è così: è la stagione in cui cadono le foglie, in cui è ancora abbastanza tiepida, però ci prepariamo poi ai, ai mesi dell'inverno. C'è cioè un po' di malinconia, sembra una canzone, Insomma, sembra, siamo pronti per, per una canzone, per le canzoni sulle, 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 sulle foglie cadute, sulle foglie morte, sull'inverno. Ma Anna di queste foglie morte, di questo stato d'anima autunnale, fa proprio. Costruisce un, un quadro che è un ordito con una celebrazione, c'è un, una tazzina, forse di caffè, non so, ci sono queste foglie bellissime, secche, eh, pronte per, 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 per fare arte da interni, c'è un, un, uno straccetto rosso, c'è un, 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 un mestolo, o meglio, un, un grosso cucchiaione da cucina dove c'è anche scritto famoso titolo del film di Benini La vita è bella, ma insomma è, 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 una, è un qualcosa che viene in mente anche ad Anna Saveleva, la vita è bella quando eh, abbiamo lo stato d'animo giusto e questo in ogni stagione, poi specialmente in quella autunnale, per non essere più tristi, per non essere più melancolici, per vivere la fiaba invernale di, 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 di Papa Orso o, o per sapere celebrare questi fiori rari, strani, è bello un mondo che pieno di fiori, pieno di, di problemi, pieno di indominia, ma anche pieno di fiori, talmente pieno di fiori che molti fiori neanche li conoscevamo. Io ho conosciuto l'Abutilon soltanto poco fa e grazie ad Anna Saveleva di averlo fermato per sempre nel suo acquerello. Nicola Sciusciare, è barese, classe 77, e con un percorso proficuo ed elegante di maestro D'arte c'era mista, studi d'arte presso il famoso istituto d'arte di Bari, Pino Pascali, che è un devoto omaggio a un grande artista del suo periodo che non c'è più. Pino Pascali, che veramente ai suoi tempi è stato un artista nuovo. Nicola Sciusciara è degno di questi studi, e di questo padrinaggio ideale. e Vive e lavora a Brescia. quindi è Un artista italiano, Tucuro si è trasferito, ha girato, ha attraversato in, 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 in tangente, proprio tutta, tutta la, la penisola. e Frequenti i suoi corsi d'arte creativa presso le scuole. Questo è molto bello perché io credo che l'arte debba poi arrivare anche ad essere eh, un, come dire un insegnamento ideale proprio per crescere meglio, per far crescere la fantasia dei, dei bambini. Eh, ne vorrei parlare con una mia amica Giuseppina Palo che insegna nelle scuole. Eh, L'arte la, è essenziale, il bambino naturalmente come prima cosa che fa? Prende del, de, delle matite, dei colori, i famosi pennarelli, i famosi, eh, e, e comincia a, su un foglio bianco o su un foglio nero, su un foglio colorato, so, a, a, ad arrivare alla sua arte. E lì devono essere molto bravi i grandi a accompagnarlo. Nicola Schouchard è uno che presso le scuole fa corsi di wedding planner, di arte creativa, è anche un bista flowers designer, cioè bellissimo, cioè bisogna immaginare come gli orientali, che con i fiori si possa immaginare di, 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 di un design fatto con i fiori e tutto questo poi Nicola lo mette perfettamente nei, nei, nei suoi quadri. Eh, ecco, cominciamo con l'attesa, sono tutte tec tecniche miste, sono quadri pieni di colori, dietro ogni colore c'è uno stato d'animo, forse c'è una, una, una forza, un'energia, una volizione, una vita viva nel pensiero. Guardate questo, questa l'attesa eh, con un sottotitolo splendido, veramente, dichiaratamente poetico. Eh, l'attesa mentre aspetto una nuova primavera del mondo, brindo alla vita. Sembravano i titoli delle, dei i film di, di, di Lina Wertmüller che erano sempre lunghissimi. E travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto l'attesa, mentre aspetto la nuova primavera del mondo brindo la vita, ed è un brindisi il brindisi è di una bottiglia che a sua volta è segmentata di colori e c'è questa figura che è seduta c'è un tavolinetto tutto magico tut tutto policromo, tutto acceso di colori ripeto, come si accende veramente un'energia vitale c'è il giallo, ci sono i rossi, il celeste, c'è addirittura un cappello nero circolare, da, 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 da spagnoleggiante in un certo senso, con, con anche con la, 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 la fascia rossa, e, e questi colori non, non mancano mai nei quadri di Nicola Chouchard e danno proprio il senso di una grande energia vitale che credo che sia eh, al, al centro della sua arte eh, del suo modo di essere artista più che della sua arte del suo modo di essere artista eh, il secondo è le mani è una tecnica mista eh, pastello, pennarelli ed è una donata di mani eh, queste mani eh, si chiamano, si trovano eh, le mani sono state eh, sempre celebrate dai grandi artisti anche dai grandi musicisti c'è una canzone famosa di zucchero sulle mani, le mani ma le mani e queste mani non sono mani e basta, sono mani ciascuna delle quali porta un cuore, sono mani che hanno dei cuori, che giocano con i cuori, sono cuori giocattoli, sono idealmente anche in metafora cuori, cuori propri. Ogni mano porta il cuore e con un guizzo diverso, non c'è una mano uguale. C'è chi lo, il cuore lo, lo, lo tiene così un po' goffamente, chi lo, 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 lo tiene in equilibrio sulle, sulle mani della V di Vittoria. Chi le tiene con dolcezza, chi, chi eh, fa, ottiene una, una carezza a, a, al cuore. Eh, devo dire, è un quadro che dà gioia, piccolo eh, questo pastello, pennarello, però dà il senso anche di un'armonia, un anche di una felicità, che purtroppo anche dati gli ultimi tempi così difficili è sempre, è sempre meno frequente. L'armonia, sono tutti infelici e tutti tristi. Però non hanno capito che l'unico antidoto importante per, per vincere la, la melanconia o la malinconia è proprio una sorta di, di, di serenità, di, di indulgenza affettuosa che porta poi appunto alla, alla, alla gioia. La gioia è, lo sanno bene gli uomini di poesia e anche di fede: la gioia è radicata. La gioia è molto più che un sentimento, è proprio uno stato d'animo, è un lavoro bisogna la gioia seminarla, piantarla, potarla, come si fa con un roseto. E chiudo con questo terzo quadro di Sushar di Nicola, molto bello, amore lontano, sorelle, sorelle. E come viene voglia di vederlo, è un quadro di granamente verticale, un 24 x 38, un pastello su carta molto elegante, mh, come sempre Sushar eh, che ha eh, forse era innamorata anche lui, di, come, come il sottoscritto di, di Clint. Ha ah, la parte diciamo, eh, figurativa molto precisa e poi ha anche una parte quasi decorativa sullo sfondo. Questi sfondi magici sembrano delle piastrelle, eh, ma belle, colorate, floreali, eh, munifiche. E poi ci sono queste sorelle forse, eh, che stanno un po' giocando con se stesse. Sono, Due, due facce della stessa medaglia, sono eh, delle gemelle concrete, ideali, e, e nessun amore può restare lontano perché l'amore avvicina, e quindi queste sorelle eh, si sentono legate, e, e ci legano all'idea di un'arte che è gemella della vita. Eh, dove c'è la vita, c'è l'arte realmente, e dove c'è l'arte, realmente al di là dei, dei giochi, delle fughe, eh, diciamo, a volte surreali o a volte addirittura astratte, c'è sempre la vita. Giancarlo Spina è un artista importante, noto, eh, ha girato il mondo, ha eh, tante mostre al suo attivo e, e cerchiamo però di capire il pregio della sua arte, la sua anche, devo dire, delicatezza, perché la cosa che mi piace di più, eh, specialmente nel, nel secondo quadro, ma anche nel primo, è la delicatezza, la morbidezza di questo artista che ama definirsi futurista, surrealista, quindi è legato già a due grandi movimenti di inizio secolo. Poi surrealista si sente proprio figlio, ed è stato anche riconosciuto come figlio spirituale di Dalì, che è un artista importante, che ha avuto un lungo percorso. E certo Dalì aveva del surrealismo una, una, una visione dinamica, accesa, e assolutamente eh, inquieta, onirica, eh, anche eh, affabulatoria, affabulatoria. E qui la favola è, è, è più tenue, è più dolce, e quindi vorrei, vorrei, dire, vorrei tributare a Giancarlo Spina invece il, il pregio ulteriore della dolcezza, della tenerezza, che poi diventa anche eh, un pregio cromatico, diventa anche un, un suo modo di essere pittore. Cominciamo comunque col Carnevale a Venezia. Ecco, vedete, è un olio su tela: il Carnevale a Venezia è da, da sempre è stato fotografato, è celebrato in film, in, in quadri. Era sempre una festa dei colori, rutilante di queste maschere. Non era mai visto, come invece finalmente in questo caso, come un qualche cosa di morbido. Qui i colori sono morbidi, pastosi, c'è un azzurro di fondo, che è un azzurro che intride e imprime una, una grande voglia di tenerezza. Anche la maschera che è in primo piano sta guardando di spalle è una maschera, vedete, c'è un, un grigio, un, un, un nero un po' stemperato, perfino la gondola è un po' scolorita. Questo per dire che è anche eh, tutto il resto, le maschere che vediamo in alto, le, i, i, i giochi, perfino i gabbiani, stanno volando due gabbiani, ne vedo due, sono bianchi, sono sagome inconfondibili. Il Carnevale a Venezia è un carnevale trasognato, finalmente un carnevale che non sia chiassoso, che non è teatrale, che non è goldoniano, che non è felliniano, nel senso del Casanova di Fellini, che è un, un carnevale che quasi c'entra dentro. Vorrei dire un carnevale poetico, profondo, come stato d'animo, anche vagamente malinconico. Eh, la gioia eh, a volte coincide con la malinconia e parte dalla malinconia. Il Carnevale a Venezia di Giancarlo Spina è un carnevale delicato, tenero, tenero. Le Manoiselles della Croisette è, è anch'esso un quadro, forse eh, lo prediligo, mm, è un quadro mm, apparentemente semplice, in realtà molto complesso. È ordito eh, meravigliosamente con, questo, con questa teoria degli azzurri e dei, e, e dei celesti. E dei celesti. cominciamo dall'alto. Intanto c'è questa la figura centrale, è una figura vista di spalle. Non importa neanche eh, sapere il viso, perché noi ce lo immaginiamo a piacimento. Non sempre c'è bisogno di avere un viso, il viso, in questo caso eh, si capisce l'eleganza, il, il cappellino, l'abito, eh, come tiene quelle, quelle, quelle gambe accavallate, il, il, il tacco alto, la cintura blu in questo abito eh, color crema, diciamo color quasi salmone, elegante. Ma l'eleganza da che cosa è data? Che cosa sta facendo questa signora? Questa signora sta, eh, è un po' affacciata. E su questa specie di balaustra di, sulla croisette, eh, stiamo a Cannes, e La croisette, lo eh, sapete, eh, è quella, quella più nota, è quella di, è quella di Cannes, no? dove, dove c'è il festival del cinema e quindi dove, si arriva, dove passano le dive. Lei invece ha una sua eleganza eh, Dantan fuori, fuori del tempo, al di là del tempo. E la cosa che veramente l'incanto è la capacità che ha questo artista pochi avevano questa, questo tonalismo, questa, questo fervore tonale, adesso vengo, mi, mi vengono in mente i grandi tonalisti italiani, un po' dimenticati oggi, penso a De Pisis, De Pisis. E penso anche a Mafai, per via di, di Mafai De Pisis più veneziano, Mafai romano, e penso appunto a, a, a un periodo in cui si poteva lavorare di una semplice correzione di colore, di una semplice variazione sul tema in un modo munifico. L'azzurro del cielo è in alto ed è un azzurro più chiaro, non troppo assolato. Poi c'è il mare e il mare è più scuro, c'è un confine ideale, c'è un passaggio di stato, non soltanto un passaggio cromatico, tra il cielo e il mare. E poi c'è di nuovo l'azzurro, ma l'azzurro su cui si appoggia lei, quindi è come se fosse una marmetta, insomma, come se fosse... E poi c'è il muro, che è un, sempre di azzurro, un altro azzurro. Sono tutti azzurri eh, assommati, eh, identificati in un'unica eh, celestrosità, eh, in un'unica celestialità, diciamo, d'animo, di sentimento, eh, che è la, la delicatezza delle, delle mani della... Eh, della Mademoiselle, della signorina sulla crosette, eh, che è uscita direi, di, di pari pari, anche se siamo arrivati al 2000 e, e veniamo dal novecento, è uscita di pari pari da, da un romanzo di Proust, sicuramente, dalla da recherche di Proust. Il terzo è più mh, acceso, più vivo, non si dimentica eh, assolutamente eh, Giancarlo Spina di, di amare il surrealismo, ma di partire dal futurismo, ed, ed è eh, una competizione di vele. Competition de Voil, vele, vele, vele di, di barche, lui sta a Nizza, -sta è un luogo dove continuamente fanno regate, ci sono le, 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 le barche a vela, sono per definizione, eh, le, le, un, un, escono da, 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 dal mare eh, ed entrano de, ne, nei quadri, quindi anche in quelli di spina. Eh, molto belle perché queste vele sono scure, sono tutte uguali e diverse, sono segmentate e creano questo quadro. Assolutamente eh, simbolico, che è concreto perché tante vele insieme fanno, fanno un quadro astratto di vele, e, e sono belle, sono belle quando poi trovano eh, quasi, quasi degli occhi ideali, eh, quello che colpisce sono eh, forse dipinti, forse veri, chi lo sa, forse metaforici. Sono delle vele che ci guardano, ci stanno guardando e ci stanno dicendo di credere ancora all'arte dolce, delicata, soffusa. Che apparenta, diciamo, affilia i colori agli stati d'animo. Maria Teresa Spinello eh, insomma, ci, ci, ci presenta con una foto simpatica, sorridente, bella e sorridente. Lei è di Caltagirone, eh, provincia di Catania. Caltagirone è un posto importante dove sono stato, ho dei ricordi bellissimi. È una, una delle piccole capitali della ceramica in Italia, insomma, c'è questa lunga scalinata. Tutta con, con queste ceramiche di incanto, poi una, una ceramica siciliana, quindi con colori diversi rispetto alle ceramiche, via via, c'è cioè, cioè Vietri a mare, ci sono tanti posti, c'è cioè, 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 Sassuolo o Sciasciuolo, quindi le ceramiche si fanno, e, ma ogni, e il modo in cui tu fai la ceramica vuol dire lo spirito che ci metti dentro. Maria Teresa Spinello viene da Caltagirone, e che è una città d'arte per eccellenza città importante, eh, ecco città importante. E da, fin da piccola ha amato l'arte, l'ha studiata e ha, e ha cercato di, anche però di sperimentare autonomamente, insomma, ecco, di, di, di trovare eh, a, a suo modo eh, la sua via all'arte. Eh, gatto, eh, vediamo, sono acrilici, acrilici su, su tela. Gatto... Ehm, <ride> Ogni donna eh, ha un gatto in sé, forse anche ogni uomo. Eh, stavo vedendo che ha, ha un viso, un, 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 uno sguardo che assomiglia un po' a quello di Maria Teresa, che è uno sguardo eh, così, chiaro e, e forte e bello verso il sole. Questo gatto è un gatto eh, umanato, antropomorfizzato, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Eh, comunque un quadro, sono quadri sempre pieni di luce, quelli di Maria Teresa Spinello, sono quadri lieti e che, e che allietano non è un discorso da poco, la Spinello considera appunto l'arte la forma migliore di, di introspezione e però anche poi di apertura, perché queste emozioni che ricaviamo dentro di noi, che nascono dentro di noi, che hanno radici dentro di noi, poi noi le trasmettiamo agli altri, il pittore le trasmette agli altri, il quadro piace quando noi ci specchiamo in queste emozioni, le sentiamo nostre, quindi anche questo questa, quest, quest amore per la vita, questo sguardo del gatto alla luce, al sole, il secondo quadro è, è, è diverso, lei è capace di signoreggiare stati d'animo e anche tecnica, quindi è una natura morta, sempre ad acrilico, sono sempre critici su la natura morta come? Con della, 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 della frutta, eh, frutta e verdura, cioè, al centro vedo anche un, un pomodoro, probabilmente sono delle prugne. Sono le prugne scure, poi c'è anche però un pomodoro rosso, ma tutto questo giocato in una successione di grigi adorabile, perché sembra che la natura morta sembra, sembra se non ci fossero eh, le prugne, se non ci fosse la frutta e la verdura, le prugne e, e il pomodoro sarebbe un, un quadro astratto, sarebbe un quadro di, di, di astrattismo eh, geometrico, un po' alla De Stijl, insomma, alla Mondrian, per intenderci. E invece è tutta una, una teoria dei grigi, una, 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 insomma, una pavimentazione di grigi. Vedete invece, questi, 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 questi pomi, sono dei pomi eh, scuri e rossi, creano d'incanto la vita, fanno capire che la variazione sul tema è, è sempre sul, te, sul, sul senso del, 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 dell'oggetto che è natura morta da mangiare, però anche l'oggetto che, che è frutto della terra. È molto bello, molto bello. E non frutti della terra, ma diciamo così, in un certo senso, menestrelli, canterini, gioie della terra sono i tucani. Il tucano è un uccello, insomma, definibile così, che porta già allegria a guardarlo, perché è generoso, ha questo becco colorato, è pieno di colori, mentre il pappagallo in effetti è... È, è anche molto bello, però è, è un po' antipatico, il pappagallo eh, sbeffeggia l'uomo di cui impara a memoria qualche parola, è, è impertinente, ti può ogni tanto, anche a, a livello casalingo, domiciliare, ogni tanto ti, ti può, eh, e poi è stridulo, cioè, il tucano sta là, è un'entità eh, sacra e, e giocosa insieme. E poi vederli così in mezzo a, tutte, a questa vegetazione eh, tropicale, eccetera, è stupendo. E, e devo dire che lì è, è stata molto brava Maria Teresa a, a, a scegliere in parte delle foglie blu, poi quelle più, più, più gialle, poi quelle più verdi. Insomma, ha, ha cercato delle variazioni sul tema in modo molto, molto affabile, molto, molto curioso. Quindi un, un, una, un, un omaggio alla, al valore, sicuramente è un artista eh, di, di, di classe, eh, con, con una sua eleganza, eh, ha, ha l'entusiasmo che le, le serve per portare avanti questi suoi temi, vive in una cittadina importante, Caltagirone, tra l'altro è la patria di Don Sturzo che ha fondato il Partito Popolare, quindi poi la democrazia cristiana, sono cose importanti, ma soprattutto è la capitale della ceramica, è una città che è piena di storia. Come tutta la Sicilia terrestre, come tutta l'Italia, è piena di storia, sono succeduti civiltà, popoli, razze, eh, eh, governi, eh, poteri, eh, di, illusioni di disillusioni, e, e di tutto questo lei fa tavolozza, crea un ordito. Quindi è bravissimo. Stamberg, Stamberg e basta, non ci dice l'età, ma non ci importa neanche più di saperlo. Eh, ci ha detto che a 39 anni. La sua vita ha preso una svolta decisiva. Non sappiamo da quanto tempo è successa questa svolta, ma a che ci importa? Si ricomincia da capo, non, non è importante. È importante però dire che è nato e vive a Pescia, Pistoia. Sono posti che conosco bene perché ho fatto il militare a Pistoia, quindi si andava sempre in giro. A Pescia è molto nota per la sua biennale dei fiori. E tra le migliori d'Italia, a livello proprio di Sanremo insomma, a questo punto e poi sono luoghi magici, strani, meno conosciuti di una, di una, di una Toscana che invece è fatta anche di questi borghi c'è Collodi, lì vicino c'è Collodi, dove è nato Collodi c'è cioè Villa Collodi, l'inventore di Pinocchio c'è Monte Carlo, Monte Carlo non Monaco Monte Carlo dove c'è l'estate un una bellissima saga del vino specialmente il bianco e lui è artigiano Stamberg, artigiano musicista artista e... ha cominciato suonando la chitarra insomma è un uomo fumigante idee afflati, molto belli all'età di 39 anni ha avuto questa iniziazione ed è cominciata una, una, lui ha detto proprio una, una esplosione creativa di disegni disegni li chiama istintivi Adesso poi ci torniamo sopra, cosa vuol dire l'istinto nel disegno? Benissimo, disegni istintivi, sculture in ferro e fumetti underground. Li ripeto così come l'ha detto, fumetti istinti eh, disegni istintivi, sculture in ferro e fumetti underground. Perché tutto questo lui mischia, è anche underground, è un po' fumettista. La paura, la paura è una tecnica mista su carta, vedete che c'è eh, l'uomo, eh, intanto c'è in alto, se non leggo male, la paura è fertile. Ah, la paura è fertile, fa anche 90 la paura, ma insomma, la paura può, può creare, e può risolvere tante cose. Poi sul braccio, braccio dell'uomo che mh, non ha paura o è contento di averla e perché è fertile, c'è tutto scritto siccome quando eh, io parlo, mi dite che, ta, 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 ta. ci sono delle cose che lui dice e quindi diventano dei quadri strani, che, delle mappature mentali. Dei, dei, dei diari eh, artistici eh, curiosi con questi personaggi belli eh, strani perché vedete che l'uomo ha paura allora che cosa c'ha? che nello stomaco vedete che gli si formano come dei, dei vermetti dei cosi, perché eh, la paura vedo, è, è fertile ma è anche inquietante bellissimo poi c'è il secondo, sempre tecnica mista su carta, è Natural Universal Judgment, che è un quadro strano, curioso, acceso, pieno... Qual è questo, questo, la natura, questo giudizio universale, capito? Ma naturale è curiosissima questa cosa, c'è una specie di fuoco, poi c'è uno strano personaggio che sta lì, sta dormendo, è abbastanza grasso, tra i cuscini si vede questa testa grassa con gli occhi un po' chiusi, forse sta sognando, gli stanno apparendo i diavoletti, non lo so, insomma c'è qualche cosa che lo rapisce. Gli, sicuramente qualche diavoletto gli, gli tira i piedi, gli scopre il Lenzuolo come si usava a dire. Insomma, Samberg è molto originale, è un, un disegnatore sopraffine, un fumettista, è un, 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 un non so come dire, un, un, un Jolly, ecco, ha una, una, una sua eh, esemplarità eh, curiosa, da, da, da assolutamente eh, originale. Vediamo l'ultimo, è un senza titolo. Il senza titolo, sono i peggiori senza titolo, perché quando non c'è il titolo devi trovarglielo tu, devi capire cosa sta facendo. L'artista ha detto senza titolo, ma un po' per pigrizia, un po' per provocazione, forse, o per una dolcezza curiosa. China su carta, cominciamo con leggere al centro di tutto, scorre lento il tempo, quando non hai tempo. Sembra un detto... Sapete che Leonardo da Vinci è un grandissimo facitore di, di detti, di, di, di favole, di, di astrazioni, di, 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 veramente di, di, di mottetti. Scorre lento il tempo quando non hai tempo. E quando ce l'hai tempo e lo sprechiamo, chi ha tempo non aspetti tempo. Mi vengono in mente tutte le cose che mi dicevano in famiglia i nonni. Le nonne, chi ha tempo fa, non fare eh, eh, domani quello che potresti fare oggi. O, per qualcuno forse non fai oggi quello che potresti fare domani. E Stanberg è di questa qualità. C'è il nero, c'è il, il bianco, c'è la, la gioia di, di un pulviscolo gi giallo, oh, c'è il rosa, c'è il verde. E lui è, riesce a non aver paura come il sommogato, a non aver paura di essere originale, non aver paura di essere spiritoso, di non prendersi sul serio, di essere istintivo, di fare disegni istintivi, sculture in ferro e fumetti underground. Molto bravo. Mi colpisce che sia nato proprio in queste zone Pescia, Pescia è proprio una, una piccola capitale dei fiori in Italia, insomma. sono quei, quei posti dove fanno una biennale, dove, dove ti fanno vedere ogni anno una nuova rosa, Può essere una, possiamo, possiamo essere arrivati alla rosa nera o alla rosa a poa come la, la zebra di Ruttazzi che cantava Mina. Bravo Stamberg, e aspettiamo altre cose altre opere, molto volentieri. Alessandra Tedeschi è una giovane donna molto intrigante eh, ironica, autironica a tratti poetessa occasionalmente attrice e in costante pittrice scrivo di me sembra l'inizio di, di un romanzo autobiografico a tratti poetessa occasionalmente attrice in costante pittrice scrivo di me lasciando un segno eh, su alcune opere che mi rappresentano giocando con che cosa? attenzione con filtri magici colorati l abbiamo capito che lei è una fotografa Magica, se non altro perché usa dei filtri magici colorati con la sua digitale in uno scenario da sogno. Quindi è una sognatrice sognante che ci fa sognare e che ferma con la sua telecamera digitale, dotata, dotata di filtri magici, le immagini che lei vuole rubare alla realtà per portarle nel nostro sogno, per fermarle nel nostro sogno. Eh, non è infrequente il fatto che una fotografia possa rapire proprio l'incanto. Io ricordo una poetessa, appunto, Giuseppina Palo, che con una foto di Adria, Adria dal nome all'Adriatico, questa foto tutta rosa, eccetera, ci ha costruito una copertina, poi scriveva delle poesie, ma era quasi come se tutto quanto dovesse rientrare dentro, dentro quella foto da cui poi talmente era partito. Allora così Alessandra Tedeschi eh, non mi dice niente, ma mi dice tutto, non mi dice niente, non mi importa che mi dica di dove è, quando è nata, però lei mi dice che è nata sotto il segno del cancro, che è dominato dal pianeta Luna, e quindi rispecchia tutto ciò che c'è di più bello e cosa c'è di più bello e di più magico per un artista? è la luce e non basta la luce ma la luminosità quindi qui quello che conta anche in questi quadri o meglio in queste fotografie e sono filtri fotografici in digitale è la luminosità e prendiamo il muro il muro è una foto bella è una foto di un muro scrostato un muro rosa non è interamente rosa il rosa è... In, in alcuni tratti sbrecciato, in alcuni tratti più chiaro, eh, sciupato dagli, dagli agenti esogeni, come si dice, dal, dal, dal sole, dal, dall'acqua, dal vento. Al piano di sotto, dove magari lo hanno ritinteggiato, è, è, è dichiaratamente arancione. Poi c'è questo balconcino: il balconcino è, è incantevole perché c'è un balconcino con la, con la, la porta finestra chiusa, chiusa, tutto questo balconcino con dei vasetti. Tutti fioriti, e bene. viene voglia di entrare dentro, di sapere che cosa, qual è la casa che, 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 che finisce con, o comincia con questo balconcino. Quindi è, è sicuramente un'immagine un fascinosa. Brava, brava, brava Alessandra Tedeschi. E il secondo è, è la spiaggia, è proprio rubato a un film: la spiaggia di Pesaro, l'ha realizzata sulla spiaggia di Pesaro. Da qui cominciamo a capire che. Eh, di dove potrebbe essere, perché eh, il muro era realizzato in piazza Aldovran a Bologna. Quindi, eh, e poi la spiaggia è quella di Pesaro. Alessandra Tedeschi lo, lo dico un po' per scherzare: potrebbe eh, vivere a Bologna e chi vive a Bologna, poi l'estate va in spiaggia a Pesaro, sicuramente. Eh, è ovvio, a gioco forza. Può essere Pesaro, può essere Rimini, insomma, comunque eh, Bologna sono città importanti sia Bologna che Pesaro. Sono città importanti, eh, per esempio dato Dati Natali a Rossini, sono città importanti per l'arte. Lei è riuscita a, a chiudere questa, questa foto in modo non banale. Eh, l'ha chiusa in, in, in un occhio fotografico, non è l'occhio di bue, ma insomma, l'ha chiusa è, 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 è come in una, in, una, in una quadratura del cerchio. Eh, il, il quadrato, è, 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 o meglio il rettangolo, è, è il, il 21x29. Del, del, diciamo Dell'opera. Il cerchio è, è l'immagine: anche se volete, anche in un certo senso l'abbaglio che ha questa eh, serie di ombrelloni chiusi sulla spiaggia di Pesaro, non c'è nessuno. La foto forse fatta veramente durante il lockdown. Non lo so, certo adesso non, non, non sarebbe possibile fare una foto così, so, fino, fino almeno all'inverno, all'autunno, inoltrato. E' è molto bello questo gioco anche dei due colori. Il colore sono il, 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 il blu e il rosso, e poi c'è questa sabbia che è più chiara, certo, più, più, più marroncina più grigia, e poi c'è questo orizzonte: un orizzonte insieme nuvoloso e sereno, insomma, ecco come forse la sua voglia di guardare il mondo. L'ultimo è un sono degli smalti su foglio ruvido. Ehm, è collocato verticalmente, però in realtà va visto orizzontalmente perché è un 21x29 e, e, e niente, sono dei, è un foglio ruvido che ha preso l'efficacia, il guizzo, l'estro, il colore, eh, ripeto, lo stato d'animo di, di, di questi smalti. Cioè praticamente si è divertita con questi smalti a tracciare eh, neanche un'immagine. Alessandra, ma quasi un, un pantone, un, 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 una testimonianza, una prova insomma, delle, di, di colori. E, e non è un caso che anche qui, sto notando, emergono i colori che lei predilige, che lei privilegia: cioè il blu, il rosso, poi c'è un po' di, eh, di rosa eh, scuro e un marroncino, che sono gli stessi colori che abbiamo trovato poi, tutto sommato, nella, nella spiaggia di Pesaro e anche un pochino nel, nel muro di piazza Aldoranti a Bologna eh, Alessandra eh, continua ad essere magica dotata di filtri continua ad affabulare continua a fermare dentro la realtà la magia che essa a volte ci nasconde o a volte noi non crediamo neanche che possa continuare ad esistere Marco Tersigni è un artista molto originale è giovane eh, eh, ci dice di avere 35 anni e di avere cominciato una decina d'anni fa in che modo? Vabbè, da, da, da piccolo era, era molto bravo nel disegno tecnico, era appassionato e questo va bene, non, non guasta, specialmente quando poi uno scantona, quindi ti rimane la, 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 la bravura del disegno tecnico. E poi a qualche... lui serve poi anche perché poi nel gioco tra intarsi e olio, negli intarsi, serve anche la precisione del taglio. E, e poi però, dieci anni fa, ha capito che. Gli piaceva proprio lavorare con legno e con i quadri intarsiati, cioè lavorare con l'olio e, 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 e l'intarzio. E questo è, è incredibile perché è riuscito poi a creare eh, dei quadri, delle, delle opere, insomma, tutto in questa dualità, diciamo così, questo duale che unisce sia l'intarzio e la pittura a olio. È una tecnica antica, questa però lui l'ha resa nuova, devo dire, se ne è affascinato, e questo è molto bello. Poi, tra l'altro, ama, ama il mare e la Grecia, in particolare. Quindi, dice in ogni suo quadro c'è il mare, c'è un discorso del mare. E è così, e, diciamo, torniamo sul, sull'analisi dell'opera, così cerchiamo di vedere in che cosa è riuscita realmente ad essere originale. Marco Tersini. Al di là del pontile, al di là del pontile c'è il mare, al di là del, nel mare c'è altro mare: c'è l'orizzonte, c'è il futuro, c'è forse un'altra costa, un'altra terra, ci sono i nostri sogni. È un olio su tavola. E lui è riuscito questo pontile a renderlo perfettamente e, e a darci anche questo mare, che finalmente non è un mare, il solito mare da cartolina: ma è un mare mh, strano, abbastanza mosso, però fascinoso, estivo con questa barca, eh, questo yacht eh, lì presente, e questo cielo pieno di nuvole, eh, luminoso, solare, ma pieno di nuvole. E la parte bella del mare è quella su sullo sfondo dove il mare si incupisce, diventa blu scuro, però il mare parte eh, meno profondo, parte eh, lieve, parte sul bagnasciuga proprio con questo colore che è un, turche un turchese, un verde, e quindi è ancora più bello. Santorini forse è il suo capolavoro, è un intarsio con l'olio, e olio. Lui ha ricreato con tutto questo intarsio di legni, pezzetti, poi incollati, eccetera, e ha ricreato Santorini, che è una delle isole più belle del mondo, un'isola famosa della Grecia, famosissima bella, talmente bella che poi viene, viene usata o veniva usata, ma credo che sarà per sempre usata per i viaggi di nozze come, come viaggi, come luogo delle, delle insomma, in un certo senso delle lune, delle, delle lune di miele, insomma penso che Santorini non fa altro che, che speriamo che poi ricominci un po' di turismo eccetera, che, che eh, accomiatare e ricevere e dare il suo saluto a, a nuove coppie si amano, si amano, chi più chi meno, molti si amano anche tanto, e, e, e segnano, eh, collegano a Santorini questi i primi giorni della loro luna di miele. E Marco Terzini ha ricreato: non c'è una persona, eh, non c'è una persona. È una Santorini eh, strano. Oppure sono tutti dentro eh, al chiuso a fare l'amore, non lo so, essendo la città della, della Luna di Miele. Cioè. E, e sono tutte queste abitazioni basse mediterranee e eh, che lui ha eh, questo, questo bianche, biancheggiare diciamo sotto il sole e lui l'ha ricreato con questo, legno, con questo legno chiaro in un modo veramente incantevole. L'ultimo è uno sguardo sul mare, abbiamo detto che il mare ricorre sempre nei quadri di Tersigni e è curioso come questa volta lui ha voluto il mare Donarcelo in un altro, è un olio su tela. Donarcelo in un altro modo, qui non c'è il legno, qui il legno è, è, è dipinto, dipinto dove, sopra un, un, cioè una specie di, di apertura, di, di finestra ottenuta dai, dai mattoni, dalle pietre e in alto da un... Eh, sì, da, da un diciamo, da una tavola di legno, il legno però qui è dipinto, e poi c'è questo mare sempre visto sfumeggiante, abbastanza mosso, queste due onde pronte a infrangersi. Ecco, un elogio ulteriore a Marco Tersigni, sei ancora molto giovane, sei riuscito a trovare una tecnica che hai fatto tua, ecco, proseguila, continuala e dedicale sempre nuove idee, nuovi, nuovi estri, nuove fascinazioni, perché probabilmente eh, c'è anche bisogno nell'arte di una parte artigianale. Io credo molto che l'arte parta da un nobile artigianato, da un bisogno di materiali, di strumenti, di, di metodo, e poi finalmente prende il volo, come hai fatto tu con Santorini, come hai fatto tu con, direi, con tutte le tue opere. Quindi è, è, un, è un buon segno, un buon, un buon eh, intendimento, una buona formula, quella di di essere aderenti al metodo, alla tecnica, ai materiali, però poi di liberarli verso veramente questi, questi sentimenti artistici, questi sogni eh, che sono lirici e sono dell'artista, ma sono anche di tutti. Eccoci di nuovo tornati a voi dopo il bellissimo viaggio compiuto in compagnia di Plinio Perilli con i nostri autori selezionati per questo progetto, questa puntata di oggi di Artisti in Vetrina. Un grazie di cuore quindi a tutti gli spettatori che hanno avuto la gioia di farci compagnia in queste due ore, volate in realtà, dedicate all'arte e dedicate al bello. Eh, io vi, vi rinnovo quindi il nostro prossimo appuntamento con Artisti Metrina e altri 15 autori e soprattutto vi ricordo l'impegno: l'impegno della Casa Editrice Pagine di Roma, l'impegno della redazione di arte e poesia, l'impegno personale di ciascuno di noi a diffondere, a aiutarvi a conoscere. Eh, quella che è l'arte contemporanea attuale attraverso i lavori dei nostri autori selezionati e attraverso le parole esperte di Plinio Perilli che è il nostro critico che ci accompagna in questi viaggi in questi escursus legati appunto a, a, ad autori nuovi autori che mh, difficilmente avremmo avuto modo di conoscere e apprezzare se non attraverso non solo le sue parole, non solo le immagini dei loro, dei loro stessi quadri, dei loro lavori, nelle quali siamo riusciti a entrare, talvolta in un dettaglio anche spinto, proprio spinto nel, nel focus del quadro stesso, proprio per amare e apprezzare i colori, le tecniche, il modus e soprattutto la comunicativa dei nostri autori. Io vi rinnovo anche gli appuntamenti, quelli legati alla poesia, legati... Eh, anche alle mostre, le mostre in presenza che hanno cominciato a riprendere un pochino piede eh, dopo un periodo inevitabile di, di sospensione, mostre che realizziamo appunto a Roma, a Palazzo Ferraioli, eh, in, in uno dei dieci palazzi più belli della città, proprio di fronte al Palazzo Chigi, in un grande momento dedicato all'arte in presenza, con i nostri autori, con voi. Che ci raggiungete spesso dalle parti più lontane d'Italia per venire a conoscere artisti e, nuovi artisti e nuovi modi di intendere e di interpretare l'arte. Vi ringrazio ancora, vi auguro quindi un buon proseguimento e, soprattutto, un arrivederci presto per il prossimo incontro con Artisti in Vetrina.